Ci sentiamo e pensiamo anche che questi momenti sono momenti particolari per poter far verificare in tribuna quelli che sono anche alcuni aspetti estremamente populistici. Ma io credo che nel discutere del bilancio della Camera c'è bisogno di grande responsabilità, di grande senso di responsabilità, appunto, come dicevo, perché la istituzione è una cosa estremamente importante. Guai a delegittimare la istituzione. Se si delegittima la istituzione, si mette in discussione la stessa democrazia. Grazie, signora Presidente. La ringrazio, deputato Di Gioia. E adesso è iscritto a parlare il deputato Caparini. Prego. Sì, grazie Presidente. Da subito le chiedo l'autorizzazione di consegnare l'intero intervento. Ovviamente non posso esimermi però da fare alcune precisazioni. La prima è che noi siamo profondamente delusi, arrabbiati anche per il fatto di non essere stati messi in condizioni da lei di poter discutere sulla uno dei nodi principali, uno dei costi che attanaglia la nostra istituzione, ovvero quella dei vitalizi. Noi, e quando dico noi intendo noi quando eravamo in maggioranza, abbiamo avuto la lungimiranza, nonché la determinazione di mettere mano a quella che era una vergogna, un retaggio della Prima Repubblica, e di cambiare il sistema da contributivo a retributivo e quindi equiparare, perlomeno per quanto riguarda il trattamento pensionistico, i parlamentari ai cittadini, perché l'abbiamo fatto noi e ve lo ricordo nel 2012. Il punto fondamentale è che rimane una mole enorme di privilegi che deve essere in qualche modo affrontata. Lei ci ha impedito di discutere di tutto ciò che sarà, perché il nostro ordine del giorno chiedeva di mettere mano a quello che saranno le previsioni future, non quelle passate. E lei, con una giustificazione assolutamente puerile e priva di alcun tipo di fondamento, non ci ha dato la possibilità e non ha dato la possibilità all'Aula di affrontare questo nodo nevralgico. Rimane il fatto che, e qui lo ricordo a tutti i colleghi, in Commissione Affari Costituzionali, vedo che anche c'è il Presidente che è il relatore stesso del provvedimento, ci sono più proposte di legge, tra cui quella della Lega Nord, che chiede di mettere mano al pregresso, di aggredire un centro di costo che vale 143 milioni di euro ogni anno e che deve essere in qualche modo affrontato per una volta per tutte togliere, tagliare, recidere il cordone ombelicale con il retaggio della Prima Repubblica. E in tema di Prima Repubblica e di ex parlamentari, io ricordo anche che qui, in questo bilancio invece, ed era un altro ordine del giorno che noi abbiamo presentato, continuiamo a finanziare un'associazione degli ex parlamentari. Ci sono stati anche colleghi che si sono alzati in aura per decantare le lodi di questi ex parlamentari che, badate bene, pur guadagnando 135 milioni di euro in vitalizi, non riescono a mettere da parte i 100 euro per finanziare l'associazione, la loro associazione, e quindi per mantenerne il lustro. Noi abbiamo chiesto ovviamente di togliere anche questo retaggio della Prima Repubblica, questa ulteriore sconcezza. E a proposito di ex, ricordo anche che abbiamo chiesto una cosa che è assolutamente legittima e che mi chiedo come all'alba del terzo millennio non possa essere discussa seriamente, che è quella delle dotazioni in termini di auto, uffici, personale degli ex parlamentari. Anche questo è un retaggio che non sta né in cielo né in terra, e siccome la prossima sarà lei, Presidente, quindi mi rivolgo anche a lei, mi aspetto perlomeno un gesto da parte sua di rinuncia a quelle che saranno le future dotazioni, come altri presidenti hanno fatto con grandissima lungimiranza, in attesa che finalmente
finalmente l'Assemblea o la futura maggioranza prenda in mano la questione e la cancelli come deve essere fatto. E andiamo al punto fondamentale, perché qui noi stiamo parlando evidentemente di quelli che sono dei privilegi che devono essere rimossi, ma dobbiamo anche affrontare quello che è il cuore nevralgico del nostro lavoro e del bilancio, ovvero il riassetto, la riorganizzazione di questa aula e dei lavori di questa aula, i lavori dell'intero Parlamento, della Camera dei Deputati. Io vi ricordo che, depurati dalle spese per quanto riguarda tutto ciò che è pensionistico o legato comunque ai vitalizi, rimangono qualcosa come 525 milioni, ovvero un costo settimanale di oltre 10 milioni di euro, che fa 1,5 milioni al giorno. Questo è quello che pagano i cittadini per il funzionamento di questa Assemblea. Ecco, e allora noi chiediamo che ci sia finalmente una riorganizzazione funzionale alla missione che è evidentemente legislativa, non c'è nient'altro, evidentemente legislativa sia di Camera che di Senato, perché ci sono degli odiosi doppioni, ci sono degli sprechi evidenti, ci sono retaggi dal passato, ci sono funzioni assolutamente anacronistiche che devono essere eliminate, che devono essere cancellate, che devono essere viste nell'ottica di una modernizzazione di questa aula. E guardate bene, non lo dice solo la Lega, non lo dice solo chi è nato e cresciuto nella Seconda Repubblica, ma anche un esponente della Prima Repubblica come Nilde Iotti nel 1984 era arrivata esattamente alle stesse identiche conclusioni, e noi l'abbiamo più volte evocata perché siamo convinti che ci debba essere un cambio di marcia e che questo sia possibile solo e esclusivamente se si utilizza un soggetto terzo, un advisor che possa in qualche modo analizzare quelle che sono le nostre funzioni e in base a quelle, ovviamente dettate dalla politica, ma in base a quelle poi darci un progetto che sia efficace, che porti un efficientamento della nostra macchina, che possa finalmente essere efficace, appropriato, economico, che è quello che ci chiedono i cittadini, ma anche quello che evidentemente chiediamo anche noi. E per quanto riguarda, e concludo, la missione di questa istituzione, ora, noi non dobbiamo fare né mostre, né convegni, né concerti. Io ho sentito alcuni esponenti della sinistra evocare una sorta di nostra richiesta di esclusione dei cittadini. Ai cittadini non gliene frega niente se qui facciamo le mostre, non gliene frega niente se qui facciamo i concerti, che sono, tra parentesi, costosissimi, perché se vogliono andare a vedere un convegno, una mostra, se vengono a Roma sicuramente hanno l'imbarazzo della scelta. Allora interessa la trasparenza, interessa avere l'accesso agli atti, interessa l'economicità, interessa poter sapere cosa succede nell'ufficio di presidenza, come si comporta il loro eletto, interessa sapere cosa accade nelle commissioni, avere il contatto anche diretto che è possibile attraverso la digitalizzazione di tutte le nostre commissioni, e quindi avere un controllo sul nostro operato. Non certo gli interessa venire qua a, tra parentesi, in pochissimi, perché io vi invito ad andare a vedere quali sono i dati di coloro che vengono alle mostre tanto decantate da alcuni colleghi e si renderanno conto che sono alcune decine di cittadini contro dei costi che sono assolutamente spropositati e ingiustificati. Questo per dirvi che ai cittadini interessa che noi facciamo il nostro lavoro, che è il lavoro di legislatori, e lo facciamo nel modo migliore possibile, il più economico possibile. E questo deve essere il nostro faro, il nostro obiettivo ultimo. E badate bene, se questo
è il punto di partenza, non di arriva, di un processo che deve portare all'ammodernamento di questa istituzione. Siamo molto, molto, molto distanti dall'obiettivo finale, che non è certo quello di tagliare alcune decine di milioni di euro. Qui si tratta di dimezzare i costi di questa assemblea e portarla ai parametri di quelle che sono assemblee simili alla nostra, parlamenti che sono simili ai nostri di altri paesi. E questo il nostro, deve essere il nostro obiettivo, non quello di bilancio con bilancio dare contentino per poter dire abbiamo tagliato qualcosa. E no, perché si fa sempre riferimento ai costi storici. L'errore che abbiamo fatto anche quando abbiamo discusso la spending review dell'intero paese non è un problema di costo storico. Qui bisogna vedere l'appropriatezza dei costi e delle funzioni, ed è lì che dobbiamo intervenire, ed è lì che purtroppo ancora oggi avete mancato. Deputato Caparini, lei può esprimere il suo parere in quest'Aula quando e come vuole, però lei non può dire che i criteri di inammissibilità sono puerili. E sa perché non lo può fare? Perché questi criteri sono basati sui principi dell'ordinamento interno e sulle sentenze della Corte Costituzionale. Quindi lei non può definire puerili i criteri di inammissibilità adottati dalla Presidenza. Lei questo non lo può fare. La ringrazio, andiamo avanti. Do la parola al deputato Gianfranco Librandi. No, andiamo avanti. Grazie. Andiamo avanti. Allora, onorevole Caparini, le ho già detto che lei può esprimere il suo parere, ma non offendere la Presidenza nel dire che è puerile il criterio di inammissibilità.